Ma non è colpa mia. Enric Cassel. Ti dico il mio segreto su come diventare qualcun altro. Devi farti tre domande. Cosa teme? Cosa vuole? Qual è il suo segreto più profondo? E noi lo sappiamo il segreto? Capito? Non devi rispondere, ma tienilo a mente e diventalo. Quindi, Enric, dimmi, cosa pensi di Hansen? È un bandito o un criminale? È un corrotto. Un criminale. È fuori controllo. Controllo? Di chi? Della di se Maia, stesso. Della Militech. Del governo di Nancy. Non riesco ad andare avanti. Ok, ma non esitare. Enric non è uno che pensa ad alta voce. Parla con chiarezza, formalità. Eccoci allo stadio. Ci siamo. La tana del mastino. Adesso, identificatevi. Ehi, come va, bella? A dopo. Missione fallita, tutti morti. Scansione. Fermo in mezzo. Preparati all'ispezione. Vai, vai, fai pure. Tutto in ordine. Avanti. Grazie. Hai sentito? È arrivata Eurofeccia a Federica. Su, parcheggia. Prima di andare, ricorda, è lui che vuole qualcosa da noi, non il contrario. Siamo qui per vendergli i codici d'accesso di Sinoshore. Ma non muovi le ricorda labbra. Ricorda i fatti, chi sei e chi non sei. D'accordo. Dossier per visualizzare le importanti informazioni. Hansen ci aspetta. D'accordo. Occhi aperti e mente lucida, Aurore. Tratta il suo corpo come un tempio, evita l'abuso di sostanze, collezionista di auto d'epoca, fortemente allergico alle fragole. Raddoppiano su tutte le postazioni, ci credi? Hansen sembra tutto... Vuoi le fragole? Sì, sì, certo! Ma tu non eri allergico? Impianti. Quest'area è riserbata. Magnifique, perché abbiamo appuntamento con il colonnello, adesso. Un momento. Bene, ce l'avete fatta. Non ci conosciamo, io sono Murphy. Ciao Murphy. Il colonnello è già qui? Sì, mi sta aspettando. Fantastic. Vai Alex. È lei che comanda, d'altronde si sa. Di qua. Grazie. Murphy, suona familiare. No, io dico che ci conosciamo. Sono sicuro di no. Oh oui oui. Ti piace frequentare i bordelli di Parigi, no? Io... cosa? Ti prendo per il culo, Murphy. Piacere. Murphy. È rimasto un po' sconvolto, eh? Ci siamo, la nostra fermata. Aspettatevi di avere gli occhi addosso tutto il giorno. Kurt ha ricevuto una soffiata. Pare che la FIA abbia in mente qualcosa. Secondo me sanno, eh? Ma davvero? Ma la situazione è sotto controllo. Ha ordinato di ispezionare tutti, senza eccezioni. Noi però siamo stati un'eccezione o sbaglio? I nostri uomini presidiano tutto lo stadio e abbiamo dei droni a fornire supporto di sorveglianza. Dovete lasciare qui le vostre armi. Quali armi? Ora dobbiamo scansionare le vostre identità. Va bene ridere e scherzare, ma alla fine siamo qui per affari. Capirete? Certo, come no? Questo è il cuore del nostro piccolo impero. No, non mi va di parlare. Anzi, non è neanche più così piccolo. Si vede? Sono in posizione. Preparo l'estrazione. Vai. Senza fretta. Mi serviranno almeno altri 10 minuti. Non manca molto. Non potevo iniziare prima senza rischiare di essere compromesso. Ehi, America. Non c'è bisogno di dirlo, ma... resta nel personaggio. Certo, come no. Buona fortuna. Venite, proseguiamo. Andiamo. Oh, mio fratello parla poco. Me ne sono accorto. A volte è un po' inquietante. Non per te, spero. L'ho appena conosciuto. Ma quanto sei diplomatico. Charles Graham. Non è quello della polizia che abbiamo visto l'altra volta?
Kurt, che piacere. Piacere di rivedervi. Songbird sta disarmando il congegno. Quindi abbiamo tempo per parlare. Non abbiamo fretta. Non ne dubito. Ho sentito che non sei un tipo sbrigativo. No, me la prendo con calma. Non spreco tempo ed energie con questioni insignificanti. Così dicono. È per questo che estrai i tuoi ricordi e li conservi in drive esterni? Già. Per mantenere la mia igiene mentale. Un'economia spirituale. Crede in Dio, colonnello Hansen? Quale? L'eurodollaro? Il potere geopolitico? O il Dio cristiano? No, sono tutti una perdita di tempo. Capisco. Allora sono curioso di sapere come se la caverà al termine di questa vita. Cambiando discorso, vi siete divertiti al Black Sapphire? Oh, moltissimo. Mi hanno riferito che le puntate erano molto alte. Già, ci divertiamo. Spero che ne siate usciti più ricchi e più felici. No, purtroppo no. Alla fine della serata abbiamo perso tutto. Ma il gioco d'azzardo è così. Ah, a giudicare dal tuo tono non ti infastidisce più di tanto. I soldi vanno e vengono. È così. Apprezzo il denaro, ovviamente. Ma non lascio che controlli la mia vita. Sai che si dice delle grandi menti? Non mi sorprende che ci ritroviamo a concludere affari insieme. Il Black Sapphire è il mio fiore all'occhiello. Ho lavorato sodo per renderlo una tappa obbligata per l'elite di Night City. Lo stadio è notevole. La sua gestione dello stadio è davvero notevole. Forse ancora più della serata al Black Sapphire. L'uno non sussiste senza l'altro. Per fare miliardi con il traffico di armi, prima bisogna riempire di milioni le tasche dei potenti. Vero? Lo sennò come comprano? È parte integrante del mio lavoro a Night City. Ne è passato di tempo dalla vostra ultima volta a Night City, vero? Dall'epoca di Cynosure. Cynosure. Più o meno. Ma siamo quasi tornati qui qualche tempo fa per affari di Enric. Mio fratello è ossessionato dalle auto, le colleziona. Sì. Penso che sia splendidamente arrogante. Interessante. E quale gemma rara ti ha portato dall'altra parte del mondo? Una Rayfield? No. Un Porsche 911. Forse conosce un certo Grayson? Voleva vendermi una Porsche classica, un tempo proprietà di una famosa rockstar americana. Tutti conoscono Grayson e quella rockstar. Sì, ricordo di aver sentito di quell'affare. Bon, è saltato. Grayson si è comportato da idiota. Ci ha ripensato all'ultimo minuto. Prego, ho della vodka. Basta che non sia la fragola. Di sicuro non mettete mai il piacere davanti agli affari, ma insisto, un brindisi simbolico. Non avrei saputo dirlo meglio. Simbolico, sì. Lo so, non è un'usanza americana, ma gli amici siberiani mi hanno insegnato ad amarla. E molti amici mi piace davvero gli americani. Simbolico, oui. No, grazie. Bevi tu, Aurore. Non dico mai di no, una buona vodka. Poteva essere la fragola. Sicuro. Perché il nostro corpo è un tempio. I miei amici di La Santé ti mandano i loro saluti. Blocco C. Credo che i tuoi amici si sbaglino. Sei sicura? Hai passato 2 anni in quella prigione, sotto falso nome. Esatto, nell'ala VIP. Ma i pezzanti del blocco C non hanno idea di chi ci sia lì. Allora perdonami, mi sarò sbagliato. Shh, non dire niente.
Ad ogni modo, Emmerich, ho chiesto un po' in giro per le dovute verifiche. Mi dicono che 3 anni fa lavoravi alla Petrochem. Sì, vero. Raramente le corporazioni si lasciano sfuggire talenti del tuo calibro. Come ti sei sottratto al contratto? Coi soldi si ottiene tutto nel mondo corporativo. Potevo permettermelo. Risposta conveniente, generica, banale e quasi certamente falsa. Visto quando è successo, mi stupisce che tu dica di averne memoria. È vero. Mi hanno rubato i ricordi di quel periodo. Non ho memoria di quei 2 anni. Meno male che abbiamo le statistiche alte. A quanto pare mi conosce meglio di me stesso. Ah, Somi. Eccola, ciao. Possiamo cominciare, il nucleo è pronto. Madonna mia, non pensavo che avessi tutte le braccia fatte così. Uno inserisce codici d'accesso, l'altro resta con me. Che è lei? Io mi offro per restare. Bene, al lavoro. Seguimi. Madonna mia, quante cose che ha cercato di fregarmi lui. Ci sono quasi cascato però alla fine nella trappola della vodka. Non come voglio negare, ma perché volevo capire se si sarebbe offeso. Mentre aspettavi, ho eseguito una diagnostica iniziale. Il mainframe è pronto e collegato ai nostri sistemi. Ci siamo. Magnifique. Sai, ha creato questo laboratorio apposta per l'occasione. Ottimo. 10 milioni di ED investiti solo per la vostra visita. Questo è Kurt. Ho un piano per quando avremo la matrice neurale. Voglio hackerare la rete locale, bypassare le difese, prendere l'intero stadio ostile e filarcela nel caos. Quanta gente morirà? Morirà per far vivere noi. Eh beh, wow. Sono riuscito a simulare l'ambiente nativo del mainframe, il bunker. Sarà pronto per i codici di accesso tra un momento. Ascolta, 2 minuti e sarà pronto. Appena Hansen muore, ce la svegliamo. Bloccherò l'accesso a questa stanza. Alex e Reed non vorranno rischiare e se ne andranno prima. Eccolo, in tutto il suo splendore. Non preoccuparti per lui, ho pensato a tutto. Ho la pianta dello stadio, so dove andare. Allora, procediamo? Ora non si torna indietro. No. Ma l'affronteremo insieme. Esatto. Io ci sono. Collegato. Qualità. Anche la videocamera è collegata. Millesimo di decimale. Dovrà bastare. Allora, entriamo. Aziono il mainframe. Hansen non ha ancora mangiato la foglia, ma sospetta qualcosa. Presto non avrà importanza. Vedo. Risponde. Sta pronto, è quasi il momento dell'input. Vi ringrazio, davvero. Grazie di esserci. Non è che posso fare altro. Ok, tocca a te. È il momento dei codici di accesso. Aiuta, sono con te, aspetta un secondo. Momento decisivo della scelta. Oh, non puoi salvarmi. Meno male che ho salvato prima. Dai, voglio aiutarla a fuggire. Collegati ora. Sono con te, Somi. Voglio aiutarla a fuggire. Ho deciso. Guarda, Alex. Aspetta che elimini Kurt. Va tutto bene. Hai un aspetto di merda. Buono a sapersi. Sto facendo 3 cose alla volta. Tu fanne una. Tieni d'occhio, Kurt. Va bene, e poi? Filiamo. La matrice è quasi mia. Adesso violo le difese dello stadio. È troppo. Ho dovuto oltrepassare il black hole. Aspetta, intendi dire tipo l'intero stadio? Ora taglio fuori il laboratorio, ci apro una strada. I sistemi di difesa sono quasi pronti per attaccare le forze di Kurt. Avverti Alex.
Oh, la Madonna, l'ha ucciso per davvero! Bersaglio a terra! È fatta. Difese dello stadio, ostili e attive. Qui, lo status, tutto ok? Porca troia, che casino. Tommy, stai bene? Che succede? La matrice, lo stadio, il Blackwell. Ho perso il controllo per un attimo. Ma... sì, adesso sto bene. Vi, dobbiamo muoverci! Cazzo! Stanno scappando! Se si mette male, posso aiutarti a tirare quello che serve. Ma non posso sforzarmi troppo. Il Blackwell ha colpito duro quando ho violato il nucleo. Tu stai tranquilla, ci penso io. Siamo saliti di livello. Dammi un secondo, voglio controllare una cosa. Peccato, volevo vedere se il corpo di Kurt avesse il coltello. No, forse sì, aspetta. Vabbè, spero di poter fare da altre parti. Ah giusto, non abbiamo le armi, cacchio. Ah certo, c'ho queste qua che non posso togliermi, è vero. Per qualche arcano motivo, nonostante tutto, questo bug ci ha salvato praticamente la vita. Ecco qua. Attiva i bot. Attacca quei bot, ora! Ecco fatto. No! No! Madonna mia. Ho sbagliato, aspetta. Mettiamo una granata. Non mi passare davanti tu, Somi. Non fare mai più ste cazzate. Ecco fatto. Rientriamo dentro. Ci prendiamo. Eccolo qua. Bold Eagle. Wild Dog. Shard dati di sicurezza. Perfetto. Bold Eagle, eccola qua. Revolver tradizionale. Dopo aver colpito la gamba del nemico con il coltello Fang, sparare la stessa gamba riduce... Ok, ma noi non abbiamo il coltello. Ah, eccolo qua, Wild Dog. I colpi ripetuti aumentano la frequenza di fuoco e probabilità di colpo critico. Finalmente un cazzo di mitra leggero iconico. Wow, finalmente. Un po' mi dispiace per Kurt, avrei voluto ucciderlo io onestamente. Meglio muoversi. Prendiamo le nostre armi. Ah, questa non era inclusa però, aspetta. Comunque fammele ricontrollare, giusto per sicurezza. Ci dovrebbe essere tutto, però non si sa mai. Ok, apro la porta. Brava Somi. Ah, ho capito dove siamo. Fantastico, allora aspetta. Dobbiamo salire più in alto. Tutte le uscite sotto controllo. Sì, è Murphy. Se è Murphy, allora useremo un fucile da cecchino. Puoi accendere quelle auto. Farle cadere. Vieni fuori. Ok, ne manca uno. Eccolo lì. Ecco fatto. Cazzo. Addio Murphy. Madonna, che è successo? Cos'è? Ah, il coso fotografico, levati! Non è il momento! Ce n'è ancora uno? Aspetta che non riesco a prenderti. Ecco fatto. Ciao Murphy. Murphy Slow. Ah, ottimo. Grazie Murphy. Quante robe uniche che abbiamo trovato.
Shard capacità cyberware, yes! Bravo, bravo soldato. Qua invece che cosa abbiamo? Capacità cyberware. Oi, grazie. Grazie a tutti e due. Dobbiamo fare attenzione adesso. Abbiamo un mitra bello pesante, usiamolo. Vai delle torrette. Le torrette, attivale. Ecco fatto. Madonna, è veloce sta pistola, eh. Ti immagini se adesso dentro sti negozi c'è qualcosa di unico che puoi rubare solamente mentre sei in questa parte di missione? Ecco fatto. Allora, al posto di questo qua silenziato adesso, mettiamo questo qui che si carica. Ecco fatto. Vediamo se appare qualcuno in lontananza. Non mi sembra. Preso. Vediamo se appare qualcuno. Ecco fatto. Preso. No, ma tu resta pure lì, mi raccomando. Ovviamente la porta è chiusa. La porta a sinistra. Lo immaginavo. C'è un ascensore, non lo usi. Continua verso il corridoio. D'accordo. È bloccata. Un attimo. Brava, è un po' zoppicante lei, eh. Fatto. Porta disattivata. Abbiamo un attimo per riprendere fiato. Oh, ehi, ehi, ehi. Che? Sì, dammi un secondo. Hackerare il mainframe ti è costato molto. Il mainframe, lo stadio. Era un po' troppo. Stavi facendo fin troppe cose assieme, ragazza bella. Dai, spostiamo le casse. Dai, andiamo. Non è ancora finita. Segui il condotto di manutenzione. Scendi da destra. Occhio, abbiamo compagnia. Che novità! Bisognerà chiudere lo stadio. È troppo pericoloso con i sistemi disattivati. Su. Per favore, non fateci del male. Non dai, diremo tranquillo. Niente, lo giuro. Bravo, mi fido, eh. Fate i bravi. Tutto a posto, tu? Droni. Ok, i droni non ci vedono da qui in teoria. Shh, andiamo. Fatto. Ecco fatto, due in uno. E addio al drone. Usciremo dal retro dello stadio. Se qualcuno non ci ha già sgamato. Una è per te, l'altra per te. Saremo più difficili da rintracciare. Non lo so. Secondo me qualcuno ci sgama, sai? Mi sento stordita. Ehi, ehi. Resisti, eh. Non cede. Oh, lo farà. Si può sapere che cazzo vuoi? Finalmente. Ehi, tutto a posto? Ok. Salto. Mi sa che ho capito per chi è l'allenatore. Esplosioni. Deve essere opera loro. Caviglia di merda. Te la sei slogata, scivolando. Jensen saranno qui da un momento all'altro. Un ultimo sforzo. Verso il cancello. L'auto sarà lì. Grazie. D'accordo, muoviamoci. Voi non avete visto nulla, mi raccomando. Sei sicura che ce la fai? Se non ce la farò, lo saprai dai media. Ottimo, andiamo ora. Spero che tu abbia un piano ora. Dobbiamo dividerci. Cerchiamo di depistare l'agenzia. Non mi sembra una grande idea. Verificherò la mia via di fuga da Night City. Mi faccio sentire io. Dove ci vediamo? E quando? Ti manderò le coordinate. Aspetta il mio segnale. E non farti beccare. Ehi, altrettanto. Stammi bene, tu, eh. Grazie. Attendi notizie da Songbird. Ho il brutto presentimento che però ci sia qualcuno
che non abbia gradito quello che è appena successo.